Azione! Uno dei set più travolgenti della mia vita. Non c'è una scena che non è impegnativa. È veramente un viaggio fighissimo. Silenzio, per favore, grazie. Giriamo. Stop! Azione! 3, 2, 1, azione! Parti dritta per dritta, così lui ti procede secco in faccia, capito? Iemos che sta là, darà la battuta a Titos che sta là. Azione! Metti un attimo le mani dentro il sangue, seguiamo le mani che escono, vanno a scolare il sangue per terra. Titos! Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono Matteo Rovere e questo è il set di Romulus, la seconda stagione. Quello che vedete alle mie spalle è il luogo dove abbiamo ricostruito la città di Roma. Che abbiamo ricostruito sia da un punto di vista strettamente, diciamo, fisico, quindi tutti i palazzi e le strutture che adesso vi mostrerò, sia da un punto di vista un po' antropologico e umano, perché abbiamo immaginato quello che poteva essere il luogo della fondazione con tutte le caratteristiche che conosciamo, chiaramente il Tevere, i colli. È, diciamo, opinione comune tra gli storici il fatto che Roma sia un sito che si è stratificato nel tempo e che quindi non è nata, come la leggenda racconta, da zero all'improvviso, ma è nata su qualcosa di preesistente, e questo è quello che raccontiamo con questo luogo, cioè Roma un po' prima di Roma. Insieme abbiamo scavato il solco su cui sorgeranno le nostre mura. È un recinto sacro agli dei. Il nostro obiettivo è stato quello di trovare una strategia progettuale atta più a differenziare le varie realtà, anche differenziando i materiali rispetto alla prima stagione. Per quanto riguarda Roma, abbiamo usato molta più pietra proprio per trasmettere quel senso di stabilità e di potenza che sta prendendo la città di Roma. L'altro grosso impegno è Cures. Anche lì è stato divertente pensarla e progettarla, perché non c'è documentazione. La tenda delle Sabine fanno un'apertura, loro devono muovere. Sì. Poche immagini prese da vasi, vasellame. Quindi abbiamo plasmato l'architettura sul personaggio. Ma non era mai capitato di lavorare su un set che proponesse una realtà così immediata. Insomma, arrivi qua e sei catapultato in un'altra epoca, in un altro spazio. Se ti lasci un pochino andare, è un'esperienza che ti permette di immergerti molto di più. È davvero un set fantastico, con tanto, tanto lavoro e tanto sacrificio dietro. C'è tanta verità, ecco. Ce la stiamo facendo. Questa è la scena in cui Lausus arriva per darmi la buona notizia che i re hanno accettato di combattere con noi contro Cures, ma alla fine succederà qualcosa che ce lo impedirà. Non diciamo niente. E niente spoiler. Vabbè. Andiamo a vedere la regia, venite. Questo è Enrico Maria Artale che fa finta di lavorare. Devo dire il giorno più semplice di tutto Romulus. Siamo riusciti in questo coppia, dire il giorno più semplice, qui non c'è nessuno che si picchia, non c'è niente. Due battute ne escono, sono oggi. Non vi lasceremo soli in guerra. Sapevo che ci saresti riuscito. I costumi di questa seconda stagione sono stati curati da Valentina Taviani. Il lavoro fatto insieme a Valentina ha caratterizzato molto la costruzione dei due mondi che in questa seconda stagione si confronteranno e si scontreranno anche molto violentemente: il mondo romano e il mondo sabino. La cosa fondamentale che Matteo mi ha chiesto è: in battaglia i due popoli si devono differenziare. Allora abbiamo i sabini nero, metallo, e Tito oro e chiaro. Mentre i romani vanno da tutte le tonalità dei rossi, dei gialli e dei marroni, ma soprattutto non hanno metallo addosso, si usa la pelle. Però
Ho voluto, soprattutto per Wiros e Yemos, fare delle corazze che andassero già verso Roma. E quindi un po' la radice della corazza poi del centurione romano. Ubes maxum amuin che caidesse. Quando si incontrano Tito con i due re si vede la differenza. Arrivano loro un po' grevi, con le loro pelliccione, tutti coperti e bardati, e Tito ha un vestitino bianco con la spalla di fuori, leggero, sembra un po' un Apollo greco etereo, è completamente diverso da loro. E con lui mi sono molto divertita. Ho potuto usare dei tessuti più leggeri e ho potuto usare tanto oro. E soprattutto ci siamo veramente reinventati con la pelle sempre. Un mantello, questo mantello qua, un mantello di pelle che poi è stato ricoperto d'oro. E lui mi ha chiesto di mettere su questo un anellino in maniera da poterci giocare. Il personaggio di Titos l'abbiamo lasciato molto candido. Cela un carattere, una personalità molto complessa. E uno degli aspetti caratteristici dell'attore è questa bellezza diafana e molto regolare. Abbiamo voluto lasciare un incarnato completamente chiaro, che nella storia invece cambierà a seconda della sua crescita interiore. È stato molto divertente creare dei look che non si riferissero a delle epoche storiche ben definite, perché non ne abbiamo immagini. Era un'epoca dove non esisteva nulla, dove loro facevano tutto da soli, quindi ho immaginato che facessero crescere i capelli e lavorassero con i dreadlocks, lavorassero con le trecce, intrecci. Abbiamo tirato fuori dei personaggi diversi dall'anno scorso. Quello che si cerca di fare, anche perché siamo una squadra rodata, è di rendere il lavoro organico, nel senso che il nostro lavoro implementa il lavoro artistico degli altri reparti, per cui capelli, trucco, ma anche costumi, a volte anche scenografia. È come se ci fosse una linea di continuità, diciamo, questa è l'attenzione forse principale che noi poniamo per cercare di rendere poi credibile il personaggio e contestualizzarlo nell'ambiente in cui vive e si muove. E passiamo le mani tutti, aspetta, fa chilo, sta lì, sta lì. Proprio push, io mi poso le mani. Bella. Io mi chiamo Lorenzo Vecchi, sono il responsabile delle operazioni di Zen 2030. Zen 2030 cosa fa? Accompagna le produzioni, non solo del cinema ma anche della TV ed altro, nell'ecopianificazione delle stesse e nella mitigazione delle emissioni relative a tutte le categorie, a tutti i processi relativi alle produzioni. Per realizzare una produzione a minore impatto emissivo e ambientale bisogna andare ad agire su quelle che sono le principali categorie responsabili dunque del maggior numero di emissioni. Queste sono sicuramente la mobilità, l'energia, la ristorazione, la scelta degli alloggi e l'affitto degli spazi, i materiali, lo smaltimento dei rifiuti. Lo sforzo è quello di ridurre al massimo, secondo quello che dice la scienza, e poi andare a compensare soltanto quelle emissioni che non si sono riusciti a evitare. I nostri colpi non possono essere più finti, dovete tirare forte. E azione! Anche per quanto riguarda l'action, il tentativo era quello di spingerci oltre. Abbiamo cercato di aumentare la quantità di scene di azione e aumentarne la spettacolarità, facendo leva chiaramente sulle emotività dei personaggi e sulle location. Azione! C'è una sequenza di una battaglia molto complessa che ha richiesto 7-8 giorni di ripresa, che abbiamo ambientato in un'antica necropoli etrusca, quella che effettivamente era un'antica necropoli etrusca, ed è infossata in una gola che ricorda le Termopili. Non calare mai con la tensione, anche se dobbiamo fare un'inquadratura che durerà 2 secondi e mezzo. Date tutto. Aumentando, diciamo, il numero dei soldati coinvolti, aumentando il giorno di ripresa, aumentando la fatica e cercando di immaginare una coreografia che in qualche modo rendesse la scena meno noiosa di quello che dovrebbero essere le battaglie di un tempo, perché non esistendo la cavalleria, non esistendo strategie particolarmente definite, noi possiamo immaginare che le battaglie del tempo erano un po' ripetitive. Invece nel nostro caso non è così.
di pari passo alla bellezza della location c'è sempre una difficoltà a dover interagire con l'ambiente, per cui giravamo dentro in mezzo a queste gole incredibili con questi alberi, con delle radici enormi che salivano dalla cima delle gole, però l'ambiente era abbastanza impervio, per cui dovevamo combattere tipo 50 contro 50 ed è stata abbastanza dura. Se poi gli altri sono degli stuntman che vengono pagati per questo, tu ti senti anche legittimato a dare delle sane mazzoccate, ma devo dire che ne ho ricevute anch'io parecchie in testa. Oggi muoio. La battaglia dell'episodio 3, che è stata una settimana di battaglia, la location era veramente una cosa assurda, le rocce a terra. Secondo me quella è stata la settimana più tosta. Conferma che questo non è finto. Ci sono molto più combattimenti, molte più battaglie, quindi comunque la costanza fisica deve essere molto più presente, però molto bello e molto divertente comunque. Io mi diverto. Ok, vai Jay. Ho messo in scena quella che forse è la battaglia più lunga e complessa della stagione. 3, 2, 1, azione! Teatro della battaglia è questa strada che porta a Roma. Le truppe sabine percorrono questa strada per arrivare a Roma e subiscono un agguato. Ne sono state più di 2 settimane di riprese e un impiego di oltre 90 stunt. È stata una scena complessissima e preparata minuziosamente dai 2 stunt coordinator, ovvero Paolo Antonini e Emiliano Novelli. Gli attori hanno dovuto affrontare le scene di action loro stessi. Ogni coreografia è stata preparata da loro, sono loro in scena. Hanno fatto, secondo me, un lavoro straordinario. Vai alla gamba, vai al viso. Se ti viene così, meglio così. La lunga sequenza del fiume che si svolge nel centro, diciamo, di questa seconda stagione, per me è stata incredibilmente stimolante e con tutte le sue difficoltà, risalendo, diciamo, il Tevere, questo fiume meraviglioso che per noi è così familiare e al tempo stesso così sconosciuto nelle sue parti più selvagge, è stata veramente un po' la nostra piccola Apocalypse Now, diciamo, nel bene e nel male. Silenzio e azione! Ogni giornata c'è una sfida diversa, quindi può essere una scena di massa, una battaglia. Di nuovo, rigirati, bravi, di là. O delle dinamiche estremamente intime, quindi richiedono un livello di attenzione alla recitazione particolare. Ogni giorno, appena arrivo sul set, dico qual è la sfida di oggi, e ogni giorno c'è una nuova. Bellissimo. Spero che vi siate divertiti in questo piccolo giro sul set della seconda stagione di Romulus. Ci vediamo presto su Sky. Cut! Stop! Beh, bellissimo.